Quando l'arte diventa veicolo di promozione sociale, di crescita culturale, va anche in questo senso l'inaugurazione questa mattina del murale realizzato dall'artista frentano Antonello Max in via Antonio Tripoti nel quartiere Zanni di Pescara nell'ambito del programma MURAP 2123 Muri per l'Arte Pubblica a Pescara. L'iniziativa si fonda sul concept di combinare arte pubblica e riqualificazione urbana allo scopo di perseguire la missione della rigenerazione sociale. Nella circostanza è stato anche inaugurato il giardino oggetto di recupero e destinato alla locale comunità. Allora, è nata lo scorso anno quando abbiamo deciso con l'amministrazione comunale e con la Fondazione Aria di realizzare un progetto che abbiamo chiamato MURAP Festival, Muri per l'Arte Pubblica a Pescara. È una maniera per non solo per migliorare alcune pareti anonime, ma è anche quella per risvegliare un senso di appartenenza ai rispettivi quartieri dove le persone vivono. Per cui abbiamo sin dall'inizio pensato che non volevamo fare solo un'operazione di muralismo urbano, ma anche un'operazione di riqualificazione urbana, perché siamo convinti che attraverso questo format muralismo, arte pubblica e riqualificazione si riesce a fare una vera operazione di rigenerazione sociale. Abbiamo cominciato lo scorso anno, stiamo già lavorando sulla edizione 2022 e speriamo di fare delle cose ancora più importanti. Questo è stato una sorta di test che ci ha insegnato tante cose. Sono convinto che quest'anno, nel 2022, faremo delle cose con un orizzonte molto più lungo.